Bene, allora io mi permetto di prendere la parola. Volevo ringraziare chiaramente gli amici del gruppo di fisioterapia e riabilitazione, ma in modo particolare volevo ringraziare chiaramente il nostro ospite, che non ha bisogno di presentazioni. È un chirurgo di fama internazionale, mondiale, è stato ed è maestro diretto e indiretto, perché purtroppo non tutti i giovani chirurghi e chirurghi hanno la possibilità di vederlo durante l'attività chirurgica. È un grosso privilegio, ti ringrazio Giulio per questo grosso onore di ospitarti. Io che mi trovo in modo inusuale a fare l'intervistatore, ma lo faccio molto volentieri perché reputo un privilegio intervistarti, Gilles, e di questo ti ringrazio per l'ennesima volta. Cominciamo quindi l'intervista in un modo un po' tradizionale, Gilles. Quali erano i tuoi sogni da bambino? Sognavi di diventare un medico, di diventare un ortopedico? C'era già qualche ambizione, qualche velleità in questo senso? Scusi Giovanni, non ho capito perché il sonno non è giusto. Puoi ripetere? Può darsi che puoi ripetere. Dimmi se mi senti bene, c'era quando eri bambino, avevi già qualche desiderio di diventare medico? Sì, quando io ero 10-12 anni, io volevo essere o calciatore professionale o chirurgo. E finalmente i miei parenti hanno detto: calciatore, vediamo, non mi sembra bene, fai il chirurgo, è meglio il chirurgo. E allora sono divenuto chirurgo. Ma come sei arrivato a diventare un chirurgo della spalla dopo che hai preso la specializzazione in ortopedia? Che cos'è che ti ha attirato di questa articolazione così interessante? Questo è un po' è dovuto a Pierre Chambat. Pierre Chambat era il mio fratello, diciamo, nella chirurgia di ortopedica in Lione. E quando io ero residente, voglio dire, quando io avevo 28 anni, 29 anni, io avevo la possibilità di andare agli Stati Uniti e ho chiesto a lui: vado agli Stati Uniti. Che cosa, dove andare? E lui mi ha detto: piuttosto che vedere il ginocchio, che tu puoi vedere bene a Lione, io ti consiglio di andare agli Stati Uniti per vedere qualche cosa di differente e per vedere la spalla. A questo tempo non era la spalla non era una specialità. E lui mi ha detto: ho sentito parlare di un uomo in Stati Uniti che ha una teoria del conflitto anteriore, non ho capito nulla di quello che ha detto, ma tu devi andare e vedere un po' che cosa è la filosofia da Charles Knir. E così sono andato nel 1982, sono andato agli Stati Uniti. E per 6 mesi ho seguito i capi della spalla, Stati Uniti, e quando io sono rivenuto a Lione, ognuno pensava che io ero un specialista, invece non capivo molto, ma io avevo già scritto sulla testa spalla, e allora tutto è iniziato così. Gradualmente ho lavorato sulla spalla. Ho fatto una squadra di giovani che ero interessato per la spalla e abbiamo lavorato insieme, radiologo, reumatologo, fisioterapista, fisiatra, chirurgo, medico del sport. Abbiamo fatto una squadra e abbiamo lavorato insieme per analizzare i casi, capire i problemi, trovare soluzioni e abbiamo così sviluppato la specialità di spalla a Lione. Perfetto, adesso Gilles, una foto con dei personaggi che tu conosci bene e sai che siete un esempio particolare di squadra, una grossa squadra francese quella della chirurgia della spalla. Sicuramente
si vede Laurent Lafosse, Pascal Boileau, Valenti, siete un esempio di come alcuni obiettivi scientifici, chirurgici e clinici si possono risolvere, si possono affrontare con un discorso di equipe. Hai qualche parola da spendere su questi famosi colleghi? No, sono molto contento da quello che tu hai detto. È vero che Pascal Boileau è un amico molto caro da più di 30 anni, 35 anni. Io penso che abbiamo iniziato a lavorare quando Pascal è venuto a Lione come fellows, traveling fellows, e lui è venuto a Lione per imparare il ginocchio con il mio maestro che era Henri Dejour. E durante 6 mesi, invece di restare con Henri Dejour, lui è restato con me e abbiamo lavorato insieme sulla spalla, e lui si è appassionato della spalla, e allora abbiamo iniziato il nostro lavoro così. Era nel 1988-89, e così abbiamo iniziato la nostra collaborazione, che dura ancora oggi dopo più di 30 anni. E Laurent Lafosse è un altro amico che vive a Annecy, a 100 km di Lione, molto vicino. Laurent Lafosse era un uomo differente, perché lui non aveva una formazione di chirurgo della spalla. Lui era un chirurgo che faceva il lato superiore e la schiena. E abbiamo avuto diversi congressi insieme, e lui gradualmente si è appassionato per la spalla e soprattutto per l'artroscopia. E lui è il primo che in Francia ha iniziato tutto sull'artroscopia. E diciamo che lui era il leader nel nostro paese per l'artroscopia di spalla. Lui ha sviluppato molto l'artroscopia, ha insegnato l'artroscopia della spalla a tutti noi, e grazie a lui i francesi hanno avuto la possibilità di imparare a fare la cromioplastica sotto artroscopia, dopo a fare l'instabilità sotto artroscopia, dopo la riparazione della cuffia sotto artroscopia. E tutto questo l'abbiamo imparato in Francia grazie a Laurent Lafosse. Laurent Lafosse è un tecnico fantastico, lui non ha paura di niente, è capace di fare tutto sotto artroscopia, e di avere un leader così nel nostro paese, nella nostra equipa, era fantastico, perché certo che lui fa un po' troppo ogni tanto, ma alla fine è un chirurgo onesto che riporta bene i risultati, e allora abbiamo approfittato da lui per imparare la spalla artroscopica. Allora Gil, quando poi sei tornato dagli Stati Uniti e hai cominciato a operare la spalla, presumo le prime volte a cielo aperto, e operavi da solo, quali sono state le prime patologie con le quali ti sei confrontato da solo sul campo operatorio, e quali sono state le patologie che inizialmente hai trattato più di frequente? All'inizio, nell'83-84, quando sono rivenuto dagli Stati Uniti, l'unica patologia che si trattava chirurgicamente era l'instabilità anteriore. E dunque il nostro reparto di ortopedia di Henri Dejour aveva un intervento che era l'intervento di tria per l'instabilità anteriore, e per forza quando sono rivenuto dagli Stati Uniti ho dovuto fare l'operazione di tria, e ho detto ai miei maestri Albert Tria, Henri Dejour, può darsi che la tria si può migliorare un po', si può cambiare la tecnica, si può fare il bancard, si può fare anche la target. Hanno detto no, non si cambia una tecnica così, prima tu devi fare la revisione dei casi operati nel reparto. E così ho chiamato
500 casi operati da Trier e De Jour dell'instabilità anteriore con la tecnica di Trier e ero capace di rivedere 250 casi con follow-up medio di 11 anni e ho trovato un rischio di recidiva, un percentaggio di recidiva di 14%. Ho presentato questo, ho fatto la pubblicazione e dopo Henri De Jour mi ha detto: adesso che tu hai fatto questo lavoro, sono d'accordo, tu puoi cambiare, tu puoi provare qualche cosa di differente. E allora ho visitato Didier Pat a Parigi e lui faceva un intervento di Latarge un po' modificato e ho imparato a fare Latarge con Didier Pat e ho provato di fare Latarge. Al stesso momento Morgan negli Stati Uniti riportava la sua tecnica di Morgan per la stabilizzazione anteriore sotto artroscopia e ho provato pure di fare la tecnica di Morgan per l'instabilità anteriore. Sfortunatamente ho avuto 50% di recidiva nella lussazione anteriore con la tecnica di Morgan da 1987 a 1993 ho fatto 100 casi e pazienti non erano contenti e dunque ho lasciato completamente la stabilizzazione artroscopica. Certo che la tecnica di Morgan non era una tecnica bellissima, ma non era la tecnica di Caspary, non era la tecnica di Jean Wolf. Facevo punti transglenoideo piuttosto che mettere ancora te al bordo anteriore. Comunque, dopo questa prova di stabilizzazione artroscopica, parallelamente ho fatto il Latarge che mi aveva insegnato Didier Pat e ho visto che il Latarge funzionava molto molto meglio, avevo un percentaggio di recidiva molto basso e allora finalmente ho deciso di fare solo la tecnica di Latarge perché non avevo complicazioni, non avevo problemi, i pazienti erano tranquillo, contente, soddisfatto e allora è così che finalmente ho deciso di fare la targe. Questo era il primo intervento che si poteva fare quando ho iniziato. Il secondo intervento era il famoso conflitto anteriore di Nier per tutti i pazienti che aveva un dolore della spalla, era una rottura della cuffia, si poteva fare questa cromioplastica anteriore, che era un intervento facile, non invasivo, e allora ho cominciato a fare questa cromioplastica ai pazienti che avevano dolore. A questo tempo non si sapeva bene che cosa era la rottura della cuffia, ma almeno aveva problemi di spalla. E allora ho iniziato a fare la cromioplastica all'inizio aperto, a cielo aperto e rapidamente sotto artroscopia. Parallelamente, anche dopo questi due interventi, la targe e la cromioplastica, avevano la possibilità di fare tutta la traumatologia, dunque la cromioclaveare, le lussazioni inveterata, anziana, la traumatologia, le fratture dell'estremità superiore dell'omero, dunque tutto questo si doveva fare per forza e è così che ho iniziato la spalla. Perfetto Gilles, grazie. Guardiamo queste immagini, tu hai presentato chiaramente tanti libri sull'instabilità, tra l'altro ne approfitto per ringraziarti per l'ennesima volta che insieme a GMH hai presentato anche questo libro che ho scritto con il mio collaboratore, il dottor Costantini. E vediamo queste immagini, proprio per tornare all'instabilità traumatica. Il motivo per cui ti faccio vedere questo video è perché sai benissimo che nell'instabilità traumatica ci sono congressi, c'è una grossa discussione internazionale
proprio sulla selezione del paziente. Esistono varie classificazioni, c'è l'ISI score di Pascal Ballot, c'è il GTMS score, diversi score che hanno come obiettivo quello di individuare il migliore intervento per tipologia di paziente e tipologia di lesione. Questo è estremamente importante. E sappiamo che negli ultimi anni, proprio oltre che il danno dei tessuti molli, è stato studiato molto attentamente anche il bone loss, le famose lesioni di Hill-Sachs e le varie tipologie, i vari pattern di lesione ossea sulla glena. La mia domanda, il motivo per cui ti faccio vedere questi video, sai darmi una risposta e giustificare il motivo per cui i nostri colleghi americani sono più propensi a fare la Bankart in artroscopia ed eventualmente il remplissage, e perché invece in Europa c'è una maggiore tendenza, come dicevi tu, a fare la Latarge? Mi puoi dare una spiegazione, anche forse scientifica, di questo trend diverso? Scientifica? Nell'spiegazione scientifica non sono capace. Diciamo che Stati Uniti era la tradizione del Bankart secondo Carter Rowe. Carter Rowe era un chirurgo del Mass General a Boston e molto famoso, che ha fatto diverse pubblicazioni nel GBGS negli anni 80, e lui ha riportato risultati ottimi del Bankart a cielo aperto. E la tradizione era di fare il Bankart a cielo aperto. Pochi chirurghi avevano provato di fare il Latarge o il Bristow, che non era esattamente il Latarge, ma il percentuale di complicazione del Latarge era molto importante, soprattutto perché quando si fa il Bristow, il Latarge si mette una o due viti, e allora c'è il rischio di una complicazione dovuta alle viti. E Rockwood negli Stati Uniti diceva che l'operazione di Latarge era the worst procedure in the orthopedic field. Volevo dire che non si doveva fare il Latarge perché il rischio di complicazione era molto molto alto e era troppo pericoloso per i pazienti. Allo stesso tempo Charles Neer non voleva neanche parlare di Latarge. Lui pensava che l'unico intervento che si doveva fare era il capsular shift, che è una forma di Bankart. E allora questo uomini Carter Rowe, Rockwood, Neer, sono molto potenti a questo momento in Italia, in America, e allora ognuno doveva fare l'intervento di Bankart a cielo aperto a questo momento. E io penso che è specialmente dovuto a Rockwood che l'operazione di Latarge non si poteva fare in Stati Uniti. In Francia, in Europa, era molto diverso perché l'esperienza era differente e secondo il paese avevamo leader, master, come Tria in Francia, per esempio, e la potenza dei leader era molto importante, e questo leader diceva che si doveva fare un trapianto osseo per stabilizzare la spalla. E io penso che l'influenza di questi leader, sia agli Stati Uniti che in Europa, che è venuta questa differenza tra il Latarge in Europa e il Bankart Stati Uniti. E per forza abbiamo lavorato per migliorare i risultati, per riportare i risultati. E la storia tu la conosci, la storia è che l'Europa è divenuto un specialista del Latarge, e gradualmente abbiamo provato in Europa da fare la stabilizzazione artroscopica.
Porcentaggio di recidiva era più alto con il bunker artroscopica che con il latargé. Grazie a chirurghi come te, Giovanni, come Laurent Lafosse, come Pascal Boileau, abbiamo provato di migliorare i risultati del bunker sottoartroscopia. E oggi si può dire che il tuo concept di glenoid track ha cambiato molto i risultati. Grazie a questo nuovo concept, io penso che si può fare tranquillamente la stabilizzazione artroscopica con il bancart con una sicurezza per evitare la recidiva. Tu hai dimostrato che quando c'è una lesione di Hirsax importante e una lesione ossea della glena, non si deve provare di fare un bancart. È meglio di fare il latage. E la tua Chiaramente. dimostrazione, il tuo concetto adesso è accettato per tutto nel mondo e io penso che questo è di nuovo l'Europa che ha migliorato le cose. Grazie Gilles, un'ottima risposta. E torniamo alla Latarge. Ti faccio una domanda tecnica. Qual è lo step, il passaggio più delicato? Il consiglio che potresti dare a un giovane dei diversi step che vanno dall'accesso alla chiusura, qual è lo step più delicato dove non bisogna essere estremamente precisi dei vari step e semmai ne esistesse uno più importante degli altri? Difficile, difficile perché ogni step è importante, ogni step. Non deve prendere il rischio di andare troppo veloce, di non fare esattamente tutta la tecnica. Diciamo che per me il più importante è primo il sottoscapulare. Si deve assolutamente mantenere il sottoscapulare intatto. Voglio dire che si deve fare un split del sottoscapulare, ma non tagliare il sottoscapulare. Questo è primordiale, essenziale, perché un intervento che taglia il sottoscapulare per l'instabilità con un giovane, io penso che è il peggio che si può fare. Dunque, prima cosa, rispettare il sottoscapulare. Seconda cosa, quando si mette il blocco osseo, il coracoide, al bordo anteriore della glena si deve mettere con un surfaccio di contatto ottima per ottenere la consolidazione e soprattutto deve evitare di mettere la coracoide troppo laterale, no overhang, perché se il blocco osseo è troppo laterale c'è un rischio importante di artrosi. E io l'ho sempre fatto da occhio, da vedere, perché ho imparato questo, ma è la tua tecnica con la tua placca per evitare il rischio di overhanging della coracoide è essenziale per evitare questo rischio di osteoartrosi. Dunque, Allora, preservazione del sottoscapulare. Osteosintesi della coracoide in maniera corretta con due viti mediale, non laterale. Queste sono le due cose che mi sembrano più importanti. perfetto, adesso ritorniamo su qualche domanda più light. Hai detto che da giovanissimo avresti desiderato fare il calciatore. Nella vita chiaramente lo sappiamo che hai trattato e tratterai ancora tantissimi professionisti, dai calciatori ai tennisti, ai giocatori di basket, di baseball. E due domande ti volevo fare. Qual è lo sport che oggi come spettatore ti appassiona di più? E l'altra domanda, più professionale, è come ti poni con gli sportivi di alto livello che quando vengono da Gilbalch hanno chiaramente l'obiettivo di tornare al livello precedente. Come ti poni? Che tipo di aspettative dai? Come affronti la problematica del ritorno allo sport con l'atleta di elite? Allora, i sport che sono le più frequenti per me dell'instabilità anteriore è il rugby,
secondo è il handball e terzo probabilmente è il calcio più che il basketball. Sono i tre più frequenti che io vedo e non vedo pazienti di baseball. Questo non si vede tanto in Francia. Per l'instabilità anteriore è molto spesso un sport di contatto e collettivo in una squadra. Allora, per questo per me non c'è la discussione. Quando si fa il latage è l'intervento che ti dà il più possibilità di rivenire al stesso livello dopo 3 mesi. Dopo 3 mesi si può riprendere l'attività sportiva all'alto livello. Consiglio a un giovane di un alto livello, a un atleta di alto livello, per me, è di riprendere l'articolarità passiva subito dopo l'intervento per evitare la rigidità e non iniziare subito il potenziamento per recuperare prima l'articolarità totale della spalla. Quando ha l'articolarità totale della spalla, si può fare tutto il potenziamento necessario senza rischio, ma deve iniziare per la riabilitazione passiva piuttosto che attiva. Grazie. Adesso parliamo di arte. Esiste per te, Gil, un confine tra arte e chirurgia? O possiamo considerare la chirurgia una forma d'arte? Che cosa ne pensi? Tu in fondo sei un artista, un certo Sì. Io livello, io penso che sei un artista. penso che la chirurgia è più un'arte che una scienza, perché una scienza si deve essere esatta. Voglio dire che una scienza è 1 più 1 è 2, 2 più 2 è 3 e 4. Questo è la scienza. La chirurgia dipende molto dalla manualità del chirurgo e il chirurgo può cambiare, invece di fare 2 più 2, lui fa 2 più 3 e allora forse il risultato cambia completamente. Dunque, di dire che la chirurgia è un'arte, sono d'accordo, soprattutto quando si parla con un italiano come te, Giovanni, perché tutti gli italiani sono artisti. E allora sì, sono d'accordo che la chirurgia può essere considerata come un'arte. Allora, Gil, tu sei un chirurgo, sei un medico, sei un uomo di scienza, sei invitato nei convegni in tutto il mondo. Dove trovi tutta questa energia? Da dove viene ancora tutto questo entusiasmo e questa energia? Non lo so. Dai, ai miei parenti, i miei genitori probabilmente, perché viene sempre da qualche cosa, ma è difficile da dire. Mi appassiona di fare la ricerca, di capire, di imparare, di fare bene per i pazienti, e l'energia mi viene probabilmente da questo. Anche mi piace molto la collaborazione con amici. Io penso che lavorare da solo non è interessante, non si migliora, e di lavorare con una squadra è molto più importante e l'energia può venire anche della squadra, perché quando tu hai un po' di fatica, quando tu non ti senti più, può essere che un amico, un giovane ti aiuta e allora riviene l'energia. Dunque, lavorare in equipa mi sembra essere importante per mantenere la motivazione e per evitare di perdere questa motivazione, questa energia. Perfetto. Gil, abbiamo parlato di instabilità, abbiamo parlato di latargie, andiamo su un altro dei tuoi tanti cavalli di battaglia, che è la protesi anatomica. Una domanda che spesso viene fatta, e mi piace citare questo lavoro del tuo amico Madsen, è il concetto di tipping point, cioè Grazie.
qual è il momento in cui il chirurgo consiglia a un paziente con un'artrosi importante di spalla, quindi con dolore, limitazione funzionale, ad affrontare comunque un intervento impegnativo? Quando è che tu, nel ruolo che hai, spingi o di più o di meno un paziente verso il gesto chirurgico? Quali parametri usi per la protesi anatomica? Allora, si sa che l'artrosi non fa morire. Tu puoi avere un'artrosi brutta, non ti fa morire, ti fa solo male. Ogni tanto il paziente non chiede di muovere e non ha dolore perché resta tranquillo a casa, nel poltrone, non fa nulla e non ha dolore. E se lui non ha dolore, allora per me il consiglio è di non fare un intervento. Invece, se il paziente ha dolore, molto, molto spesso è perché lui è ancora attivo, lui muove e il dolore viene dai movimenti. Dunque, quando il paziente ha il dolore, deve iniziare prima il trattamento medico con antalgica, antinfiammatoria, una, due infiltrazioni. Se il dolore riviene sempre, anche dopo il trattamento conservativo, per me, io dico al paziente, vede, o lei accetta di vivere con il dolore, di limitare l'attività fisica e si può vivere così, o se lei vuole divenire attivo, ridivenire attivo, utilizzare i bracci la giornata, allora è meglio di fare la protesi. Dunque per me l'indicazione di protesi è quando il paziente ha la sua vita rovinata alla spalla, dovuto al dolore. E questo è per me la migliore indicazione per fare la protesi anatomica nel caso di artrosi. Sempre a proposito di protesi anatomica, ci sono tanti lavori, ma due in particolare a me mi hanno impressionato e non a caso portano tutte e due la tua firma. Uno riguarda l'omero, e penso che questo studio, che chiaramente conosci benissimo, che hai fatto con l'amico Pascal Balò, abbia un po' cambiato quello che sono i trend anche della struttura, della morfologia delle protesi. Qui avete descritto molto bene l'eccentricità tra la testa dell'omero e la diafisi. Ci spieghi come vi è venuto l'idea di studiare in modo così originale e selettivo l'omero, in modo anche molto intelligente, tanto da condizionare poi il futuro della protesi di spalla? Allora, questo è venuto negli anni 80, perché ho iniziato da implantare le protesi di NIR, che era l'unica disponibile sul mercato, e ho iniziato da fare la protesi di NIR. E quando facevo l'intervento della protesi di NIR, che era una protesi monoblock, una testa, due tagli differenti della testa e un stello, e tutto monoblock. E utilizzando questa protesi era molto difficile di adattare l'osso alla protesi, perché o era troppo alto, o era troppo medio, o era troppo laterale. Era molto difficile di adattare, era possibile, certo, per dire era possibile, ma era difficile di adattare l'anatomia dell'osso alla protesi. E ho detto, può darsi che il disegno della protesi non è esattamente quello dell'omero, e così abbiamo iniziato con Pascal Boileau a analizzare la forma esatta dell'omero. E Pascal ha trovato questo combine offset, voglio dire che la testa non è esattamente alla parte superiore della diafisi, ma è un po' mediale e un po' posteriore. E abbiamo provato con questa constatazione, con questo studio, di fare una protesi che rispetta questo. E dunque abbiamo fatto una protesi modulare con diverse taglio della diverse tagli, how do you say tagli
Talio, dai. Taglia. Diverse taglie per la testa omerale e anche per l'ostello. E anche abbiamo visto che l'inclinazione non era sempre 135 gradi, ma poteva essere tra 125 e 140. E dunque abbiamo fatto una protesi flessibile, adattabile, per adattare esattamente la protesi all'omero, piuttosto che adattare l'omero alla protesi. Concetto interessantissimo, e tu non ti sei fermato solo all'omero, poi hai continuato i tuoi studi, hai fatto una classificazione che è riconosciuta in tutto il mondo, è quella che ci accompagna giornalmente, hai fatto la classificazione dei dismorfismi della glena. Ci puoi raccontare da che cos'è venuto anche questa volta lo stimolo a studiare nel dettaglio la morfologia e la retroversione, l'inclinazione della glena, per favore? Allora, abbiamo avuto la chance, la fortuna in Francia di avere la TAC disponibile per la spalla negli anni 87, e per ogni caso di artrosi si poteva fare una TAC, arto-TAC a questo momento. E facendo tanti arthro-TAC abbiamo visto che la glena non era sempre lo stesso. E dopo qualche anni abbiamo provato di sistemare la forma della glena. Avevamo visto che o la testa era centrata o la testa era eccentrata posteriormente. E anche abbiamo visto che la glena poteva essere displastica, vuol dire che aveva più di 25 gradi di retroversione senza usura. E così, da queste osservazioni cliniche, abbiamo fatto lavori con Roger Badet, che era residente con me a questo periodo, con Pascal, abbiamo lavorato pure per questo e abbiamo fatto questa classificazione ABC per la glena dell'artrosi primitiva della glena. E dunque il segreto era l'arthro-TAC, che a questo momento si faceva per ogni paziente, e negli Stati Uniti non si faceva mai la TAC per la glena e non aveva ancora la risonanza. E dunque abbiamo preso almeno 10 anni di avancia sugli Stati Uniti grazie all'attacco. Gil, ci sono tanti fisioterapisti che ci stanno ascoltando. Ti faccio una domanda, rispondimi in modo sintetico. Qual è il punto debole della protesi anatomica e quali sono le red flag che possono interessare un fisioterapista che riabilita o che ha la possibilità di controllare anche a distanza di 4, 5, 10 anni un paziente? Allora, per il fisioterapista il punto di debolezza della protesi anatomica è il sottoscapulare. Questo è un muscolo molto importante che deve assolutamente cicatrizzare prima di fare ogni movimento attivo. Quando tu fai una riparazione di cuffia, aspetta che il tendine cominci la sua cicatrizzazione prima di muovere attivamente. Quando si fa una protesi anatomica, si deve assolutamente rispettare il sottoscapulare dopo l'intervento per 30-45 giorni prima di iniziare di lasciare il paziente fare i movimenti attivi, perché ogni movimento attivo che tu fa c'è un rischio di rottura della riparazione del sottoscapulare. Dunque, questa è la debolezza numero uno da conoscere per il fisioterapista. Per il chirurgo, la debolezza importante è la glena e di impiantare la glena correttamente,
per evitare il scollamento. Perfetto, Gil, tu ci hai insegnato che nei casi in cui non possiamo fare affidamento sulla cuffia dei rotatori, abbiamo delle glene particolarmente compromesse, spesso l'unica alternativa, per fortuna estremamente valida, è la protesi inversa. Mi piacerebbe spendere un'ora adesso a parlare con te di protesi inversa, ma dobbiamo essere per ovvi motivi sintetici e ti chiedo: qual è invece il punto debole della protesi inversa oggi? Ti chiedo questo perché nel mondo c'è un grosso entusiasmo intorno a questo intervento chirurgico da parte degli ortopedici, dei fisiatri, dei fisioterapisti. Verso cosa bisogna mettere in guardia chi segue questi pazienti? Il weak point della reverse prosthesis. Allora, sempre per il fisioterapista, per me lo stesso è il sottoscapolare, perché quando si fa un'artrosi primitiva, il sottoscapolare è ancora intatto. E allora si deve tagliare il sottoscapolare per mettere la protesi e dopo si fa una riparazione da questo sottoscapolare. Dunque per 30 a 45 giorni deve assolutamente rispettare la cicatrizzazione del sottoscapolare. E questo è l'inizio di questo operatorio meglio. Secondo, non deve lasciare il paziente senza fare nulla e deve iniziare la mobilizzazione passiva subito per evitare il bloccaggio, per recuperare una mobilità ottima. Questo è il mio concetto importante. Adesso la debolezza della protesi inversa, ci sono due problemi. Il primo problema è il notching. Si deve evitare il notching, che è un'erosione dell'osso dovuto al scacciamento dell'omero contro la glena, quello che si vede sul screen adesso. E primo, evitare il notching, per questo si deve lateralizzare la glena, e mettere un angolo di inclinazione di 135-145. Secondo problema è la limitazione dell'intrarotazione. Tu sai che i nostri pazienti molto spesso non si sono contenti dell'articolarità in elevazione, è sufficiente di alzare il braccio a 120 gradi, ma molto spesso hanno una limitazione dell'intrarotazione, non possono mettere il braccio dietro, e questo può essere dovuto al tipo di protesi e all'impiantazione della protesi. Dunque, per fare un summary da quello che tu mi hai chiesto, evitare il notching, evitare la limitazione in intrarotazione. Gil, per fare tutto questo, oggi la tecnologia, l'uso dei computer, gli ingegneri, le ricostruzioni in 3D, sia per quanto riguarda l'anatomica che la reverse, ci aiutano questi sistemi computerizzati che ci permettono quasi di personalizzare il gesto chirurgico? Esattamente, tu hai fatto un summary perfetto, si aiuta per mettere correttamente la protesi sia anatomica che riverso per evitare i problemi dell'articolarità, i problemi di scollamento della glena, i problemi di rottura del sottoscapolare. Io penso che fare questa chirurgia virtuale sul computer prima di entrare il blocco operatorio è un progresso immenso, cambia completamente la chirurgia protetica della spalla. Dunque, sì, come tu lo fa anche, come tu l'hai fatto molto per l'instabilità, questo è molto importante per la protesi di spalla. E il futuro è questo. Il futuro è chirurgia virtuale, primo, sul computer, per scegliere la protesi corretta, vedere la posizione ottima, e dopo per aiutare durante l'intervento. C'è la tecnica di Mixed Reality. Mixed Reality
ti aiuta per fare durante l'intervento quello che tu hai fatto sul computer prima l'intervento. Chiarissimo, che tu, Gilles, adesso prego. Quello che tu dimostra è un tipo di software che si può utilizzare per fare questa pianificazione preoperatoria. Adesso, Gilles, le dolenti note che abbiamo purtroppo nel nostro lavoro. Questo success consists of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Mi fa pensare a volte ai nostri lavori scientifici, mi fa pensare a quello che noi nei congressi ci diciamo per imparare, per migliorarci quando parliamo dell'insuccesso. Però poi quando l'insuccesso ce l'abbiamo davanti, che il nostro paziente diventa un pochettino tutto più complicato. E immagino che tu, essendo un riferimento internazionale, mondiale, spesso devi e hai affrontato dei casi estremamente complessi, revisioni di revisioni, dove il tasso di insuccesso, ahimè, non è come la prime surgery, come il primo intervento, ma è particolarmente alto e ostico. Come ti poni tu nei confronti di questi pazienti per prepararli eventualmente a un risultato non ottimale? Quale consiglio ci puoi dare? Molto umiltà, perché non si può mai dire al paziente l'intervento che lei ha avuto era un intervento brutto, non si doveva fare questo, bla 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 bla, di dire che il primo chirurgo non ha fatto bene, non è mai la soluzione per il paziente. Al contrario, quando tu dici questo al paziente è terribile per lui, perché lui ha la sensazione che qualcuno ha rovinato la sua vita. Dunque, invece, la prima cosa è di dire: vede, il chirurgo che ha fatto l'intervento ha fatto bene, era bene, c'è qualche cosa che non ha funzionato bene o che si può migliorare un po', e con la chirurgia si può provare di migliorare un po' la situazione. Certo che non si può più ritrovare una spalla normale, il chirurgo deve sapere se un reintervento vale la pena o no. Voglio dire che se il paziente ha già 90 gradi di elevazione, un dolore minimo, può darsi che è meglio di non fare un reintervento, perché un reintervento, specialmente in caso di protesi iterativa, ripetitiva, così non si può mai ottenere un risultato ottimo. Dunque deve avere molta umiltà, non deve pensare che il primo chirurgo era stupido e che tu ti senta essere più forte, più importante, e di pensare che si può fare meglio che un altro chirurgo. La prima cosa da rispettare è questo: umiltà, e dire vediamo se si può darsi aiutare un po', e si deve parlare con il paziente per sapere se il problema è il dolore terribile. Allora è possibile di togliere il dolore terribile, sì o no? Secondo, l'articolarità è molto limitata, è possibile di migliorare un po' questa articolarità, sì o no? E deve con il paziente discutere l'avvantaggio di un intervento verso niente per migliorare un po' il dolore o l'articolarità o tutti e due. E questo è un po' un fatto dell'esperienza del chirurgo, di sapere quando si può migliorare un po', ma il paziente deve capire che comunque non recupera mai una spalla normale come prima. Perfetto, Gil, umiltà e trasparenza, mi sembra di aver capito che sono le parole chiave. Io ti ho fatto lavorare tanto, adesso gli ultimi due minuti ci divertiamo un momento, d'accordo? Quindi mi devi dare delle risposte veloci. Guardiamo insieme queste immagini. Meglio i vini francesi o i vini italiani, Gil? Sassicaia, incredibile. Sassicaia è il migliore vino che ho bevuto in Italia. Dunque, Sassicaia, stesso livello che Mago. Perfetto.
Meglio un piatto di spaghetti o la cucina italiana o meglio la cucina francese? Spaghetti, cacio Per e quanto pepe, riguarda il mare, spaghetti, per quanto riguarda il cacio mare, e meglio... Bene, quando viene a Roma li mangiamo. Per quanto riguarda il mare, meglio Sardegna, Sicilia, Puglia o è meglio la Costa Azzurra? Corsica. Ok, ottimo. Per quanto riguarda le montagne, dove ti piace di più sciare? In Italia o dall'altra parte delle Alpi? Francia, le Alpi francese, ma E no, non ho avuto l'opportunità di sciare in Italia, dunque non posso dire nulla sulle Alpi italiane perché ho l'abitudine di andare nelle Alpi francese. Ne sono questa invece è una sicuro. bella lotta. Questa è una bella lotta. Meglio la moda italiana o la moda francese? Italiana. L'arte di Meglio la vivere, nazionale l'arte di italiana? vivere, l'arte di vivere è italiana. Senti, invece nel calcio è meglio la nazionale francese o quella italiana? Dì la Meglio verità, eh? che dice? Meglio che cosa? La nazionale di calcio italiano o francese? Dipende, dipende, se c'è Materazzi è meglio la francese. Senti, meglio Roma, Parigi o Lione? Roma e Parigi stesso livello, Lione dopo. Però io sono stata a Lione per l'Isaco e mi era piaciuta tanto. Se ti dovessero offrire un viaggio per vedere una partita di tennis, una finale, preferiresti Roland Garros a Parigi o US Open a New York? Roland Garros. E allora invece ti riporto in America con l'ultima domanda. Posso immaginare, Gil, che con la tua figura, il tuo prestigio, il tuo carisma, ti abbiano probabilmente tentato e coinvolto a insegnare, a lavorare negli Stati Uniti come professore. Tu invece mi sembra di aver capito che hai sempre preferito l'Europa o la Francia. Ci sono state queste opportunità di insegnare negli Stati Uniti in modo strutturato? Sì, ho avuto questa opportunità, ma ho sempre preferito restare in Europa, in Francia, per la mia famiglia, perché la vita negli Stati Uniti è un po' più difficile per la famiglia, per i bambini, e io preferisco la cultura francese, europea, piuttosto che la cultura americana. L'ultima domanda che ti avrei fatto, ma mi hai già risposto in modo intelligente da uomo che sei, se la tua vita in America sarebbe stata diversa, ma già mi hai risposto. Io personalmente per il momento ti ringrazio, sei stato squisito, eccellente, per l'ennesima volta hai insegnato a me e spero a tante persone che ci stanno ascoltando un po' da tutto il mondo. Ci sono amici chiaramente italiani, europei, del Sud America, del Giappone, del Nord America. Io ti ringrazio personalmente, Gille, e ti affido ancora per qualche minuto a una serie di domande che alcuni fisioterapisti, se tu non hai problemi, ti vorrebbero fare. Ti ringrazio ancora veramente tanto per questa unica opportunità. Grazie, Gille. Molto piacere, grazie Giovanni per il tuo tempo, per la tua amicizia. Era un onore importante per me, un grande piacere di fare questa webinar con te, Giovanni. Grazie mille.